Bene, passiamo al prossimo speaker. È davvero un piacere accogliere qui al CyberSec Agostino Scornajenchi, amministratore delegato CDP Venture Capital e una delle sue prime uscite pubbliche. Il titolo del suo intervento è Imprenditorialità e innovazione, finanziare le tecnologie che definiranno il domani. Bene, grazie mille al direttore Garofalo per aver organizzato questo evento super interessante. Ho assistito con molto trasporto agli interventi che mi hanno preceduto e fra i tanti in particolare mi ha colpito l'affermazione del generale Gagliano quando ci ricordava che sull'intelligenza artificiale siamo forse in attesa di quello che sarà il leader di domani, no? Questo bambino che forse oggi ha 4 anni e che ancora non sappiamo chi è. Ecco, volevo invitare un attimo una piccola riflessione e capire se questo bambino ha possibilità di essere italiano o se per forza dovrà essere un bambino che importiamo da un altro paese. Perché riflettevo durante la giornata di oggi che tutte le volte che c'è stato un cambiamento tecnologico importante che ha sconvolto e ha innovato fortemente i sistemi economici, a partire diciamo dalle grandi scoperte geografiche, poi le grandi scoperte tecnologiche, insomma c'è sempre un italiano di mezzo. C'è sempre un italiano di mezzo sulle scoperte geografiche, c'è un italiano di mezzo sulla telefonia, Meucci, c'è un italiano di mezzo sull'elettricità, Volta, c'è un italiano di mezzo sull'automotive, Agnelli nonno, che investiva in un mondo che non esisteva, investiva su dei mezzi a motore in un mondo che andava con le carrozze e con i cavalli, e c'è stato un italiano di mezzo che inventiva su dei mezzi di comunicazione e di scrittura, tanto per parlare appunto di linguaggio e di scrittura, che era Adriano Olivetti, che investiva sulle macchine da scrivere in un mondo italiano che aveva quasi il 65% di analfabetismo. Quindi mi domando se quando si parla di qualcosa di veramente nuovo e di forzatamente innovativo che sappiamo che sconvolgerà la nostra vita, non ci sarà anche qui un italiano di mezzo. Evidentemente questo italiano va trovato e va anche supportato. In questo l'organizzazione che ho l'onore di presiedere si occupa proprio di questo, cioè in che misura noi possiamo dare una mano a scovare soggetti innovativi che investono, che innovano in settori innovativi, ma per fare questo evidentemente hanno bisogno di soldi. Guardate, questo è un sistema, quello del venture capital, che oggi noi abbiamo riscoperto, se vogliamo, ma che insomma forse esisteva da sempre, in Italia è sempre esistito. Le persone che ho citato sono state finanziate, quelle diciamo più lontane, Cristoforo Colombo fu finanziato con mecenatismo, il grande rinascimento italiano fu finanziato con mecenatismo, l'automotive italiana è stata finanziata da amici sostanzialmente, il senatore Agnelli era un legale, il suo principale finanziatore era un notaio, era un gruppo evidentemente di imprenditori torinesi a cui poi si affiancarono delle imprese, delle banche, quelle che sono i nonni delle attuali diciamo fondazioni bancarie. Ecco, quello che dobbiamo ricordarci è che questo modello di business non va trascurato più. Noi siamo abituati al nostro sistema industriale, ci lamentiamo del fatto che il nostro sistema industriale stia invecchiando, ma forse questo non è una cosa così strana. È utile certamente capire le ragioni per le quali in Italia abbiamo perso delle industrie importanti, ma non è che questo non sia accaduto dalle altre parti del mondo, perché nelle altre parti del mondo esisteva Kodak, esisteva Blockbuster, esistevano tante aziende, esisteva BlackBerry, aziende che oggi non ci sono più. E noi invece abbiamo, come posso dire, subito lo stesso nel nostro paese. La differenza è che mentre in questi paesi pezzi di aziende, pezzi di tessuto industriale sparivano, altri facevano il loro ingresso nel mercato, perché negli stessi anni è entrata Google, è entrata Amazon, è entrata Meta, sono entrati tutti quei soggetti che oggi fanno, diciamo, il listino mondiale. E guarda caso tutti questi soggetti sono stati supportati da iniziative di venture capital, ovvero né più né meno, permettetemi di utilizzare l'italiano che è una lingua diciamo un po' sottovalutata, investimenti in capitale di rischio, ovvero c'è qualcuno che ha messo del capitale di rischio perché è il capitale di rischio quello che fa crescere l'impresa.
Noi non possiamo pretendere di dare a un imprenditore o a un giovane imprenditore, a un giovane innovatore un mutuo. Un mutuo lo possiamo dare a un giovane impiegato che ha uno stipendio con cui garantire il pagamento della rata, e se poi dopo per caso qualcosa va storto c'è la casa che fa garanzia. Un giovane imprenditore queste garanzie non ce le ha e ha bisogno appunto di capitale di rischio. Questa è la ragione per cui noi ci siamo e riteniamo essere imperativo investire nella creazione delle aziende del futuro, senza le quali il tessuto industriale di domani non ci sarà. Osserveremo semplicemente le nostre aziende invecchiare, ma il tempo distrugge tutto, distrugge gli uomini, distrugge anche le organizzazioni aziendali. Che cosa fa CDP Venture Capital evidentemente per fare questo? CDP Venture Capital, e che ruolo ha CDP Venture Capital in un settore così complesso e innovativo che è quello dell'intelligenza artificiale? Ma allora, CDP Venture Capital evidentemente investe in tutte le fasi di sviluppo dell'innovazione. Le cosiddette start-up, che poi altro non sono che piccole aziende, in qualche caso noi investiamo ancor prima che l'azienda esista, investiamo nella fase del cosiddetto technology transfer. C'è un professore, c'è uno studente, c'è un'idea, c'è una ricerca. Badate bene, il tasso di ricerca italiana non ha diciamo, eguali nel mondo. Il nostro problema è che una grossa parte di questa ricerca non viene trasformata in brevetti, una parte crescente di questa ricerca viene trasformata in brevetti, purtroppo una grande parte di questi vengono trasformati in brevetti all'estero, e questo è il problema principale che evidentemente noi ci dobbiamo porre. Evidentemente sono finanziamenti ad alto livello di rischio, sono piccoli importi che diamo a queste piccole comunità scientifiche dove il livello di rischio è più elevato, perché è il momento in cui i fallimenti possono essere maggiori, ma anche questo, il fallimento in Italia, dove c'è un registro dei falliti, è una connotazione negativa, ma il fallimento purtroppo fa parte dello sviluppo di qualsiasi organizzazione, di qualsiasi organismo, è bene che ci facciamo una ragione anche di questo. Dopodiché continuiamo ad assistere le aziende nella loro crescita. Sul technology transfer abbiamo 5 poli di trasferimento tecnologico in giro per il paese. Dopodiché, nella fase immediatamente successiva, la cosiddetta fase di accelerazione, l'azienda c'è, è un'azienda molto piccolina, abbiamo 19 programmi di accelerazione su tutto il territorio nazionale. A questo punto le aziende cominciano a diventare grandicelle, sperabilmente cominciano anche a restituire un po' dei soldi che hanno ricevuto nella qualità di dividendi, e evidentemente se ciò avviene abbiamo fatto ragionevolmente bene il nostro lavoro. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, un paio di numeri. Allora, gli investimenti nel 2023 sono stati pari a circa 60 miliardi di euro. Il 20% degli investimenti totali fatti dall'ecosistema del venture capital mondiale. È un importo molto alto. Io credo che sia un importo che verrà incredibilmente surclassato nel corso dei prossimi anni. Noi stimiamo che soltanto in Italia nei prossimi 4-5 anni ci saranno investimenti complessivi nell'ambito del venture capital nell'ordine di 3 miliardi di euro, e crediamo che questa sia una stima fatta evidentemente per difetto. Io non so se è corretto affermare che la partita sui modelli di linguaggio sia una partita già giocata. Ricordo soprattutto a me stesso che quando abbiamo cominciato a giocare con internet non facevamo le ricerche su Google, io ricordo che le facevo su altavista.digital.com. Vedo che qualcuno con i capelli grigi si ricorda anche lui lo stesso ricordo. Poi evidentemente sono successe delle cose e Google è diventato un player dominante. Io credo che ci sia lo spazio per fare un ragionamento, poi dopo la storia dirà se ho avuto ragione oppure torto, però credo che sia questo il momento per dare un grande contributo al mercato dell'intelligenza artificiale, perché, ripeto, non sarei sorpreso se quel giovane bambino è un bambino italiano, come anche quegli altri bambini che hanno fatto la storia dell'innovazione mondiale negli ultimi 500 anni spesso erano italiani. Abbiamo già diversi casi di successo, CDP Venture Capital è presente
In tanti soggetti che oggi sviluppano intelligenza artificiale, ne cito un paio, Axelera, Altilia, sono delle start-up con founder italiani che hanno sedi in Italia e anche nel resto dell'Europa. Axelera si occupa di semiconduttori, Altilia si occupa di automatizzazione di processi aziendali con un'interfaccia, diciamo appunto, di linguaggio naturale. E abbiamo tante altre aziende che stiamo osservando nell'ecosistema, una di queste è iGenius, che sembra essere un player molto promettente, abbiamo Vedrai, ne abbiamo tante. Ecco, per fare questo evidentemente bisogna avere un approccio più focalizzato, dobbiamo concentrarci il più possibile nell'isolare, nel concentrare i nostri sforzi di investimento, che sono importanti. CDP Venture Capital gode di una dotazione nazionale di oltre 4 miliardi di euro di investimenti, che dovrà evidentemente far veicolare correttamente sugli ecosistemi maggiormente deep tech, fra cui anche quello dell'intelligenza artificiale. Questo serve prima di tutto per trattenere i nostri talenti, perché se non lo facciamo noi lo fa qualcun altro. In questo momento la nostra capacità di freno rispetto a una grande università americana, a un grande player internazionale che avvicina un giovane studente, un neolaureato, laureando con un ticket a diverse centinaia di migliaia di dollari per trasferirsi armi e bagagli negli Stati Uniti, diventa complicato evidentemente da contrastare, ma noi crediamo che sia nostro dovere farlo, evidentemente cercando di selezionare con attenzione quelle che sono le iniziative più meritorie. E perché no attrarre invece talenti dall'estero? Noi riteniamo che l'ecosistema dell'innovazione italiano sia un ecosistema estremamente ospitale. L'Italia è un paese dove non solo si sta bene, ma c'è un ecosistema di ricerca estremamente, diciamo, florido, estremamente accogliente. Certamente crediamo che questa sia un'opportunità che non dobbiamo perdere. Presenteremo il nostro piano industriale fra poche settimane e cercheremo di focalizzare i nostri sforzi per dare il massimo supporto a questo nuovo ecosistema. Grazie mille. Grazie mille per averci fatto conoscere più da vicino le aziende, le start-up italiane specializzate in intelligenza artificiale. Grazie mille e in bocca al lupo per il suo piano industriale.